Allora, io direi di iniziare. Cosa dici, Giovanni? Guardiamo un po' questo PowerPoint e cominciamo a legare un po' questa tematica dei monumenti civili col tema del festival. Eh, ricordo un'espressione di un personaggio, di un padre della Costituzione che amava tanto la nostra città: aveva una casa in Versilia, a Vittoria Puano, meglio al Cinquale, Pietro Calam Calamandrei. Calamandrei sosteneva. Che i luoghi da visitare per chi voglia scoprire dove e come è stata elaborata la Costituzione non sono gli archivi del Parlamento o gli uffici dei giuristi, ma i mille angoli del Paese dove crebbe sul campo la cultura democratica degli italiani. E proprio questi monumenti possono essere proprio protagonisti di questa cultura democratica. Ne abbiamo. Molti qui a Carrara abbiamo questa grande fortuna di avere un museo diffuso dei monumenti che sono dei memento, cioè testimonianze oggettive sia della storia che del gusto che della cultura che hanno caratterizzato le circostanze nelle quali hanno preso fisionomia, passioni, fanatismi, ideali, esaltazioni e condanne. Un monumento si inserisce in un paesaggio urbano ben preciso. Non è una scultura isolata sul suo basamento, ma è un luogo di incontro, di sosta delle persone, un luogo di confronto soprattutto con l'arte sorella della scultura e la disciplina dell'architettura, questo luogo di incontro tra la scultura e l'architettura. È un luogo del ricordo, una parola che spesso da insegnante uso con i miei ragazzi a scuola, ricordo tiene dentro la parola cuore. Cor cordis, quindi, sono luoghi del cuore, sono luoghi che ci aiutano a comprendere sempre di più: che nelle nostre città possiamo trovare sempre luoghi che ci parlano di una storia che fa parte di noi, fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro essere. Sono l'opposto dei non-luoghi, quei luoghi dove. Le persone si muovono con un grado quasi zero di meraviglia, con un'attenzione spenta. Il luogo del feriale, del negozium, del consueto. Ecco, noi invece questa sera vogliamo meravigliarci, vogliamo contemplare questi monumenti. Contemplare è una parola bella perché deriva dal latino dove abbiamo il suffisso cum ma anche la parola templum che è lo spazio del cielo dove l'indovino dell'antica Roma vale, te che sei un'esperta di questo, no lo sai, l'indovino dell'antica Roma col bastone, col bastone sacro, segnava il, lo spazio per osservare il volo degli uccelli per effettuare quelle divinizzazioni, quelle, eh, quelle magie, quelle profezie dall'osservare il volo degli uccelli, contemplare, passò ad uno sguardo che da esteriore diventa interiore. È quello che dovremmo fare sempre durante le nostre passeggiate nei centri della città. Far diventare uno sguardo esteriore un qualcosa di interiore. Luoghi che ci sorprendono, luoghi che diventano meraviglie a noi. E ne vedremo alcuni questa sera di questo museo diffuso del nostro centro storico, partendo proprio... Dal. aspettate un attimo, che ci siamo. Un attimo. Forse ho bisogno di un aiuto. Arriva. Partendo dalla piazza del Duomo, che è il luogo di incontro per eccellenza della nostra città. È l'antica piazza Drent, piazza chiusa dalle mura dell'antica città medievale. Guarda un po' che provo. Oh, eh, sono io allora che l'ho messa alla rovescia. Grazie. Vedi che non sono abituata a questi. E qui abbiamo il monumento detto del gigante. È Andrea Doria nelle vesti di Nettuno. Un'opera incompiuta realizzata negli anni 30 del, se... del 500, del XVI secolo, da Baccio Bandinelli. Un'opera, noi abbiamo anche il contratto per la realizzazione dell'opera. Stipulato tra lo scultore Fiorentino Bacio Bandinelli, siamo nel pieno periodo, non tardo rinascimentale, e il cardinale Gerolamo Doria, dell'antica famiglia potente famiglia genovese. Documento datato 20 agosto 1529 per una statua di braccia quattro a similitudine dell'illustrissimo capitano signor Andrea Doria fornita e tutte le sue appartenenze per tutto un anno dal giorno che gli sarà consegnato il marmo in sul luogo dove si ebbe e si, debbe, eh, si deve lavorare per un prezzo di mille ducati. È un documento importante, abbiamo anche dei disegni, dei progetti, ad esempio questo si trova a Londra, è un progetto del, del monumento, un monumento che poi non, arrivo, non approdò mai al porto di Genova. Varie Vicente non vi sto a raccontare, ce ne sono parecchi di, di interpretazioni e anche di analisi. La più interessante è quella realizzata da uno studioso inglese che si trova ed è raccolta in un catalogo di una mostra dedicata a Bacio Bandinelli al Museo del Bargello nel 2016. E eh, sicuramente questo monumento resta qui a Carrara come opera non finita e nel 1563 viene posizionata sopra un basamento e diventa una fontana, un monumento che diventa fontana. Questo Andrea Doria nelle vesti di Nettuno diventa il gigante. E i nostri carrarini lo prendono subito come simbolo di appartenenza, come luogo di incontro preferito, prediletto. La piazza del Duomo... Ha la sua fontana, ha il suo monumento, ha il suo luogo d'incontro, l'incontro civile, l'incontro laico, opposto a quello religioso del Duomo, che è subito lì, dietro, vicino alla casa di Michelangelo Bonarrotti, che veniva qui a cercare marmi. E lì c'è anche la lapide, la lapide che ricorda il passaggio di Michelangelo nella casa di piazza del Duomo. È interessante questo fatto di un monumento che diventa una fontana d'uso della città. E questo era classico nel periodo di Alberico. Lo dico per tanti amici dell'Accademia Albericiana. Eh, io faccio parte di questa accademia che ricorda e nobilita la figura di Alberico. Chi era Alberico? Alberico era il figlio di Ricciarda Malaspina e questo Alberico nella metà del XVI secolo diventa... Il nostro sovrano assumendo il nome di Alberico I Cibo, perché lui era un cibo di Genova, e Malaspina, perché la madre era Malaspina, appunto, la, la signora di questa nostra città e di Massa. Era figlia di Giacomo, e Lucrezia d'Este, una donna straordinaria legata alla vicenda di Giulio, insomma, una vicenda dolorosa e Alberico trasforma la nostra città nel 1557 fa diventare Carrara da un piccolo borgo medievale arroccato intorno al Duomo ad una città tardo rinascimentale con delle mura, con delle belle strade, delle piazze e soprattutto ha bisogno di fontane. Fontane, Carrara si riempie di fontane. La Sirena, il Gigante, sono testimonianze di questo periodo. La fontana di Piazza del Bozzo, di Via del Bozzo, lì, Via, ehm, via Finelli, vicino alla Porta del Bozzo. Ecco, allora è importante ricordare anche questo protagonista della nostra storia cittadina. Andiamo avanti perché, da Piazza del Duomo, ci spostiamo in Piazza Alberica e eh, c'è cioè un monumento che è simbolo della, eh, della piazza. Eh. Pensate, D'Annunzio lì di fronte sulla piazza Alberica, il Solleone, mutto d'ardeggia la fiamma spezza e nel silenzio ai piedi della duchessa canta la... Qua, la, la rauca sua canzone ed è elettra dalle città del silenzio. Gabriele D'Annunzio lì di fronte ricorda la duchessa. La duchessa chi è? L'arciduchessa Maria Beatrice d'Este, è un monumento realizzato tra il 1816 e il 1824 da vari scultori. Sicuramente il principale è quello che realizza la statua, la figura di Maria Beatrice ed è Pietro Fontana. Il basamento viene ad essere disegnato da Lorenzo Bartolini, che arriva qui a Carrara in epoca elisiana, diventa anche eh, protagonista in Accademia di Belle Arti e nel monumento poi ci sono dei rilievi che vedremo tra poco. Adesso cerco di leggervi un pezzettino per essere più veloce e arrivare a tutti, per essere anche più chiaro, perché è una storia grandiosa questa del monumento, potremmo parlarne almeno per un'ora e forse anche più di questo capolavoro dell'arte tardo neoclassica della nostra città di Carrara. Duchessa, dicevo, Arciduchessa d'Austria, era sposa di Ferdinando, Arciduca d'Austria, e nella veste di Arciduchessa d'Austria, lei, Maria Beatrice, figlia di Maria Teresa Cibo Malaspina, ad inaugurare la Scala di Milano. Lei, cognata di Maria Antonietta, una donna affascinante Maria Beatrice Bigotta sotto tanti punti di vista perché era una donna molto legata alla religione, forse troppo severa, ma una donna anche attenta ai propri sudditi, a quei sudditi lasciati qui negli stati ereditati dalla madre. Dicevo che questo monumento sorge in un punto, Piazza Alberica, che sorge su un antico prato, era un prato dove nel Medioevo venivano portate le bestie, le bestiame. E soprattutto i maiali, e lì vicino, dove adesso c'è quel Palazzo Rosso, eh, Palazzo del Medico, c'era la chiesina di San Rocco, una chiesa medievale che viene ad essere completamente demolita proprio in quel periodo tardo Settecento, primo Ottocento, dove eh, abbiamo come protagonista Maria Beatrice. Un monumento eh, che sorge in un punto preciso della piazza, dove in precedenza era ubicato il monumento dedicato a Maria Teresa Cibo Malaspina madre di Maria Beatrice, monumento realizzato da Giovanni Antonio Cibei, scultore canonico primicerio del Duomo di Carrara e anche primo direttore dell'Accademia di Belle Arti. Dalle numerose ricerche condotte da un amico storico di Carrara, storico dell'arte, Andrea Fusani, che ha studiato a lungo l'abbate Cibei, è emerso che la scultura, anche se non completamente finita, era stata installata nella prima sede dell'Accademia di Belle Arti. Questa grande scultura di Maria Teresa. Poi nei primi giorni del 1814 del marzo 1814 in seguito alla rivolta popolare che cacciò le truppe francesi, l'opera venne innalzata nella piazza Alberica e poche settimane più tardi rientrate le milizie occupanti venne distrutta completamente. Nella stessa piazza, nell'aprile del 1753 venne anche progettato un grande monumento, la Gloria dei Principi Estensi. Un monumento che poi non verrà mai realizzato per vari motivi, soprattutto perché nel 5 maggio del 1753 morì il piccolo principe, il piccolo Ercole Rinaldo, il figlio dei duchi. E da lì è il momento del lutto, del dolore, e non verrà mai realizzato questo monumento. E allora ecco che in epoca di piena restaurazione, col ritorno di Maria Beatrice nei suoi stati, col ritorno allo status quo precedente al periodo napoleonico, è proprio in quel periodo che viene pensato e progettato questo monumento, che viene ad essere realizzato anche per ricordare le due visite che la sovrana farà qui a Carrara, soprattutto quella del 1816 e poi le tornerà successivamente nel 1819. È una figura complessa che ricorda e si ispira al modello classico di Giunone, protet protettrice dello Stato, protettrice, diremo, anche delle arti minori, anche della scultura, volendo. E questo grande modello della Giunone noi lo ritroviamo qui, un modello che viene ad essere ripreso da questo protagonista della scultura cararese, Pietro Fontana. La, la sovrana era figurata nell'atto, e questo è importante, ricordiamolo tutti, nell'atto di concedere, lo vediamo chiaramente, l'editto sovrano del 1815, contenente le modifiche necessarie che adeguavano il diritto statutario carrarese ai progressi della legislazione francese. Soprattutto, soprattutto eh, potremmo ricordare per esempio la separazione del potere giudiziario da quello esecutivo l'abolizione dei fede commessi, il diritto riconosciuto alle donne alla legittima nella successione, la tutela civile, penale, amministrativa per i sudditi e così via. Un monumento quindi che è fonte di diritto, è un monumento che ci porta di fronte ad un atto che è quello di una riforma grandiosa che questa sovrana fa nella nostra città. Alle basi del monumento, nella, ehm, nel, basso, nel ehm, basamento di... Che ricordo venne progettato e disegnato da Lorenzo Bartolini. Abbiamo dei rilievi come ad esempio questo. Ho scritto anche l'autore e il titolo del, dell'opera, per essere più chiari: sono allegorie, sono simboli che noi ci troviamo eh, a contemplare, ad ammirare. E eh, come vedete, sono uno, un omaggio, un, un, un trionfo della scultura, protagonista per eccellenza della città di Carrara. La scultura Carrara ed il carione con Minerva il genio della scultura. Vediamo appunto il carione seduto con la barba e la brocca, Carrara con le torri in testa e la ruota ai piedi e il piccolo genietto della scultura presentato da Minerva. È un monumento simbolico, ma che ricorda la grandiosità de della scultura nella nostra città. Il secondo è quello che guarda verso Monte, che secondo me è anche il più interessante dei tre, per tanti punti di vista. Qui abbiamo un passaggio graduale dal neoclassico al periodi successivi, però vediamo al centro Aronte, il mitico personaggio della nostra, delle nostre appuane, l'indovino Aronte al centro e, e le allegorie della pittura, della scultura e dell'architettura. E poi questo invece è l'altro rilievo, Giuseppe del Nero, Maria Beatrice tra la carità, la giustizia e la fede. E queste tre virtù della sovrana e Maria Beatrice al centro. Tre rilievi che fanno parte di questo basamento e che ci portano a vedere questo basamento non solo un omaggio e un ricordo della sovrana, di Maria Beatrice, ma anche della scultura di quella scultura che le nobilita, di quella scultura che rende protagonista quei laboratori del marmo, quell'Accademia di Belle Arti fondata dalla madre, trasformata e diremo anche potenziata da Elisa Bacciocchi Bonaparte e poi ripresa da lei. È una donna che viene ad essere ricordata, Maria Beatrice, con questo monumento nella nostra città, massa ad esempio, abbiamo un'opera molto più vera, più realistica, molto più naturale. Concreta ed è un busto di Maria Beatrice che si trova all'interno del seminario vescovile. Nel chiostro del seminario c'è questo ricordo di Maria Beatrice che è stata anche una delle protagoniste dell'istituzione della, della diocesi di Massa Carrara e del seminario, Massadio, di, seminario vescovile. Andiamo in piazza Gramsci, per noi tutti piazza d'armi. Il primo monumento in città dopo l'Unità d'Italia è quello dedicato a Pellegrino Rossi. Da quel momento piazza d'armi, che sorge nel luogo dove vi erano le caserme della Rocca Cibo Malaspina, il luogo anche della piazza d'armi, eh, dove adesso c'è quel grande muro sotto l'Aurelio Saffi, palazzo realizzato in epoca Sabauda da Leandro Caselli, in quel grande muro vi erano delle caserme. Caserme di, di soldati, per quello che la piazza aveva il nome di Piazza d'Armi. E eh, lì quella piazza diventa Piazza Pellegrino Rossi, e poi subito dopo Piazza Risorgimento, poi torna ad essere Piazza eh, Pellegrino Rossi, e oggi la chiamiamo ed è ricordata come Piazza Antonio Gramsci. Sicuramente il monumento che noi abbiamo qui di fronte è uno dei protagonisti indiscussi di quel luogo, di quel luogo di incontro, soprattutto il luogo di gioco, di svago per tanti bambini della città. Il grande giurista cararese eh, ucciso a Roma in un attentato nel 1848, monumento che viene ad essere inaugurato in Piazza Darmi il 3 settembre 1876. Si tratta di una traduzione in marmo bianco ordinario, il rapporto di uno a due di un modello in gesso, eseguito a Roma nel 1854 dallo scultore Pietro Tenerani, nato a Torano, Carrarese per eccellenza, grande protagonista della scultura di quel periodo, di quel periodo dell'Ottocento. Pellegrino Rossi, che noi vediamo qui, è... è... Un monumento che viene ripreso da questa scultura romana, che doveva sostituire la scultura sul sepolcro, sulla tomba di Pellegrino, a Roma, in San Lorenzo in Damaso. Questo monumento venne inaugurato nel 1876, come dicevo prima, ma tradotto in marmo da Scipione Iardella, Carrarese, sotto alla supervisione del grande Ferdinando Pelliccia. Quindi è un monumento dove vengono eh, contattati, incaricati vari professori dell'Accademia di Belle Arti proprio per l'importanza che deve avere quest'opera nella piazza. Pellegrino è realisticamente seduto in un poltrona, posato in un atteggiamento conversatorio. Questo grande piedistallo in marmo statuario dove vi è la scritta: Pietro Tenerani fece l'Italia unita e libera al suo grande cittadino. Un monumento che vede nella base del nel basamento anche due, eh, due rilievi, questo di eh, Alessandro Biggi, Pellegrino Rossi che tiene una lezione alla Sorbona, e l'altro, Aristide Milani, Pellegrino Rossi, che... Eh, Scrive la Costituzione elvetica, la Costituzione della Svizzera. Grande personaggio, pellegrino. Forse questo nostro illustre carrarese continua ad essere sconosciuto ai suoi concittadini. Avvocato a 18 anni, aveva fatto scuola qui al, al convento del Carmine, poi andrà in collegio successivamente perché era molto più bravo dei maestri qui a Carrara. E quindi lascia Carrara, andrà in collegio, probabilmente lì conosce anche il giovane Maestà Ferretti, fu futuro... Papa Pio IX, eh, um, diventa avvocato diceva a 18 anni, poi docente universitario a Bologna, commissario civile del primo governo italiano nella breve esperienza italica di Gioacchino Murat, deputato della dieta federale svizzera, professore all'università di Ginevra, di Parigi, pari in Francia, ambasciatore il francese presso la Santa e poi primo ministro del governo dello Stato Pontificio nel 1848 ed è lì che trova poi la morte. Lord Byron lo definì il più grande italiano del primo Ottocento. Mi piace ricordarla questa definizione di Byron, che tanto amava i nostri luoghi qui vicini, quelli di Porto Venere, delle Cinque Terre, di San Terenzo. Ecco questo inglese che lo ricorda come uno degli italiani più importanti del primo Ottocento. Andiamo avanti perché, ah ecco, volevo farvi vedere anche il sepolcro di Pellegrino Rossi, molti di voi ci sono stati con me più volte, eh, lì a Roma, in San Lorenzo, nel Palazzo della Cancelleria, poco distante lì del, eh, al luogo dell'uccisione del primo ministro. E il sepolcro, anche questo, eh, busto con eh, l'epitafio, con la scritta, con, è opera del nostro Pietro Tenerani. Poi Carrara, onorando i padri della patria, eleva il monumento a Giuseppe Garibaldi, commissionato dalla Società dei Reduci delle Patrie Battaglie, eretto nella piazza del teatro, da allora piazza Garibaldi. Inaugurato domenica 27 ottobre 1889, sette anni dopo la morte dell'eroe dei due mondi. Il legame tra Carrara e Garibaldi è molto forte. La città offrì al generale il ricavato di una sottoscrizione, 6.000 lire. Per l'acquisto di fucili, Garibaldi rispose con parole di ammirazione e gratitudine, soprattutto queste. Sentite cosa scrive Garibaldi: Carrara mi è sempre stata cara nel cuore, prima per i suoi sentimenti liberali e nazionali, poi per i dolori che aveva sofferto durante il periodo della tirannia estense. E qui a Carrara poi passeranno altri grandi, illustri protagonisti del Risorgimento, pensate a Gioberti. Lazzoni nella guida del 1889 ricorda che Gioberdi pronunciò parole dedicate all'Italia libera ed unita proprio nel palazzo Monzoni, il palazzo che si trova vicino alla Chiesa delle Lacrime, in via Carriona, nel luogo del dolore per eccellenza, quello che portava i cavatori con i propri carri e i buoi al luogo della sofferenza che era lo stabio, lo stabulum cioè le mangiatoie che si trovano lungo la via Carriona. Il monumento di Garibaldi riprende un momento preciso, lo sbarco insieme a mille a Marsala l'11 maggio 1860. Il generale viene raffigurato come eroe e allo stesso tempo come ribelle e non nel classico atteggiamento di riposo con le mani sulla spada. Lo scatto rivoluzionario del generale è legato ad un modello iconografico poco diffuso in Italia, ma presente ad esempio in America Latina. Vedete in basso vi è il monumento in America Latina realizzato da un altro Carrarese, Alessandro Biggi, che è stato anche poi sindaco di Carrara ed autore del monumento a Mazzini, che vedremo tra poco. Quindi questo scatto che il, lo scultore, che adesso poi dirò. Lo scultore di Garibaldi realizza è ripreso da un modello iconografico dell'America Latina. Ed è questo uno dei capolavori di Carlo Nicoli, uno degli scultori più amati e conosciuti dell'Ottocento carrarese. I laboratori Nicoli, prima eh, nel Caffaggio, poi su a San Francesco, sono ancora oggi protagonisti indiscussi della vita culturale carrarese, luoghi riconosciuti anche dall'UNESCO. E Carlo Nicoli riprende questo modello dall'America Latina perché, perché aveva eh, un lavoro in America Latina, aveva rapporti stretti con quel paese. C'erano quindi dei rapporti e l'iconografia del generale che noi qui a Carrara eh, vediamo è ripresa proprio da questo modello iconografico caro al, um, all'America Latina. Andiamo avanti perché altrimenti... Diventa difficile anche perché questo è un altro monumento di Nicoli, Carlo Fratti, Antonio Fratti, scusate, monumento di Carlo Nicoli. È una lapide che si trova lì sulla facciata di Palazzo Andrei, poco distante dal monumento di Garibaldi, che ricorda questo giovane mazziniano che entrò diciottenne nelle file garibaldine combattendo nella terza guerra d'indipendenza, fu politico, deputato, giornalista e. Eh, Nell'ultima spedizione libertaria delle Camicie Rosse in Grecia, muore combattendo. Pascoli gli dedicò anche una poesia nella raccolta Odi e Inni. Il successivo monumento è quello dedicato a. Angelo Pelliccia, è un monumento interessante, è uno dei pochi busti che è rimasto lì in Piazza Darmi, in Piazza Gramsci. Un tempo molti di voi se lo ricorderanno, la piazza era piena di busti, molti oggi si trovano in Accademia, altri sono sistemati in altri locali eh, del, sempre dell'Accademia. Però noi vediamo in questo monumento eh, il, ricordo, il ricordo di Angelo Pelliccia, che era stato un deputato in Toscana, molto importante, era stato un medico, uno scienziato, un farmacista anche, un personaggio di grande cultura, nacque a Bedizzano. Quando ci porto i bambini a vedere questo monumento dico sempre guardate, guarda verso Bedizzano, effettivamente è vero, sembra proprio posto lì e guarda verso il suo paese natale, il suo Bedizzano, che è un paesino qui vicino a Carrara. E Angelo Pelliccia è un busto realizzato da Gino Nicoli dell della grande famiglia Nicoli. Gino Nicoli, che morì nel 1928, realizza questo monumento. Ci spostiamo in piazza Accademia, non è piazza Mazzini, ma è piazza Accademia, e lì, di fronte all'Accademia alla, all di Belle Arti, al Palazzo del Principe, sorge questo monumento. Un monumento di carta, molti l'hanno chiamato. E non pensare a quello, perché proprio la carta è protagonista. Mazzini ha in mano un giornale ed è anche molto arrabbiato. Lo legge ed è arrabbiato. Legge quel giornale perché lì è un po' la fine di quel sogno di Mazzini, della Repubblica Romana. E Infatti, vedete che lì abbiamo la lupa ferita dagli strali della reazione dalle frecce della reazione, sotto abbiamo il la 1849, l'anno della Repubblica Romana. Muore la Repubblica Romana. È un monumento del 1892, come vedete nella scritta, che Carrara dedica a Giuseppe Mazzini, realizzato da Alessandro Biggi. Ora Alessandro Biggi è stato professore in Accademia, uno scultore importante, già citato prima per un rilievo nel monumento di Pellegrino Rossi. Alessandro Biggi è stato anche sindaco della città di Carrara. Questo monumento ci fa protagonisti di un momento dra drammatico, della fine di quel sogno, di quella repubblica. E lì Mazzini ci guarda con un atteggiamento abbastanza severo, triste, dicevo prima, al giornale che viene quasi strappato nelle mani. Lui, sostenuto dal peso dei libri che lo sostengono, lui, uomo di cultura. I libri sono dietro, sono una straordinaria natura morta, volevo dire. E. Di fronte al monumento c'è una composizione con una bandiera, un libro e un fucile che simboleggia il pensiero e l'azione ed è un'opera sestante realizzata da Giuseppe Garibaldi, omonimo dell'Eroe dei Due Mondi, ma è stato un professore della nostra Accademia di Belle Arti. Quindi questo monumento in piazza accademia dà le spalle al potere, diremo, monarchico dietro, al Palazzo del Principe e guarda male anche la chiesa del Carmine davanti. Ed è un monumento che ricorda un fatto che è quello che citavo prima della fine della Repubblica Romana. Cerco di andare più veloce perché ne abbiamo parecchi di monumenti, ma volevo portarvi dentro al Duomo. E ci andiamo dentro al Duomo. Con questa lapide che si trova in compagnia grande, una grande lapide, quella di destra, realizzata da Passani. Grazie anche a Fabricotti, e dettata da accademici dell'epoca che ricordano i vari giovani carraresi deceduti nelle guerre di indipendenza a Solferino, a Magenta. È un, momento, un monumento importante, è l'unico che abbiamo in città che ricorda questi giovani. Eh, quando andiamo a San Martino a parcheggiare la macchina, ricordiamolo. Quell'uomo deriva da una battaglia. Quel nome gli è stato dato in un periodo che è quello del generale Cucchiari, protagonista della nostra città di Carrara, ma anche di tante guerre risorgimentali. E allora, quel, quei giovani che hanno lasciato lì la vita vengono ricordati in Duomo con questa grande epigrafe, nella compagnia grande, dove spesso si ritrovavano in segreto prima di aderire a vari eh, movimenti. L'altra invece eh, ricorda anche questa, eh, vari caduti delle guerre del Risorgimento: si trova sul Palazzo Rosso, l'antica Accademia di Belle Arti, poi successivamente Comune, poi Biblioteca di Carrara, oggi è un palazzo chiuso, speriamo di vederlo presto riaperto, e lì vengono ricordati sempre questi giovani. Quindi, da una parte c'è un ricordo religioso in Duomo, dall'altra c'è un ricordo civile. Di fronte al comune della città. E poi ancora in quel periodo, siamo negli anni 60, precisamente 1862-63, quegli anni, durante il sindaco Giromella, poi sindaco Marchetti, abbiamo in quel periodo, e poi del medico, completa eh, queste lapidi in ricordo dei grandi carraresi, dei carraresi illustri, lapidi che si trovano sulle facciate delle case eh, dove hanno visto la nascita questi nostri scultori, ad esempio la casa di Francesco Antonio Franzoni, che lavora soprattutto in Vaticano, che lavora a Roma, giovani che spesso lasciano la nostra città per andare a lavorare col Bernini. Tantissimi scultori lasciano e vanno a lavorare con il Bernini, Domenico Guidi, eh, Bolgi di Miseglia e poi ancora altri scultori. E poi eh, la casa ad esempio di Michelangelo in Piazza del Duomo e poi Pellegrino Rossi, lì dove in via Rossi ad angolo via Santa Maria. La casa di Emanuele Repetti, illustre geografo chimico, farmacista, sepolto in San Lorenzo a Firenze, eh, aveva una casa qui a Carrara che poi era una casa del Medioevo, casa che probabilmente vede anche il passaggio di Petrarca, era una casa medievale che lui acquista e eredita, poi la famiglia successivamente eredita e oggi è una casa privata che ricorda ancora oggi questo nostro illustre concittadino. Poi Benedetto Cacciatori in Piazza Alberica, Pietro Tacca in Piazza Alberica e poi ancora tanti altri, Zaccagna, Gino Bottiglioni in via, Rosse, in via Carlo Rosselli, in Via Carlo Rosselli c'è questa casa di Gino Bottiglioni e poi Arturo Dazzi, altro grande scultore, siamo ormai nel Novecento, Dazzi che poi andrà a lavorare a Roma. All'Eura abbiamo la, la, la famosa opera monumentale dedicata a Marconi e così via. Poi in piazza ehm, Alberica c'è questo ricordo dei tanti nostri martiri alle cave, dei nostri cavatori alle cave, un monumento anarchico, un monumento dettato proprio in un periodo che è quello che vede la nascita, qui a Carrara, della Camera del Lavoro, dei movimenti, ehm, movimenti anarchici. Ed è Pietro Gori, noto esponente dell'anarchia, a dettare ai Carraresi questa lapide che si trova in piazza Alberica, sulla facciata dell'antico comune della città. Eh, eh, il comune Carrara ha avuto vari, varie sedi: da Piazza del Duomo, poi si è spostato eh, in Piazza Alberica, Palazzo Pisani, poi si è spostato, vi abbiamo detto, in, eh, nel Palazzo Rosso e così via. E anche questo era una sede importante del comune di Carrara e lì in piazza Alberica c'è questa lapide che ricorda i tanti lavoratori della Lunigiana che secoli avranno per monumento la giustizia sociale settembre 1902. Ci spostiamo nel Pradette. Il Pradette è questo piccolo luogo che si trova ad angolo tra via, ehm, via Roma e via Verdi. È un piccolo prato dove anticamente vi era il patibolo, venivano condannate le persone in epoca estense, fuori dalle mura di Carrara, fuori dalle mura albericiane. Prima ancora di quella Carrara che citavo prima, ottocentesca, no? Carrara sabauda. Ecco lì, in quel luogo sorge un monumento che per i Carrarini è un po' un simbolo della scultura. Ed è, è un simbolo della scultura perché raffigura uno scultore, uno scultore caro Carraresi, Pietro Tacca. È un'opera realizzata durante un pensionato romano della fine degli anni 90 dell'Ottocento da Carlo Fontana. Carrarese, pensate che è la più grande auriga del mondo, quella che è sul, sull'altare della patria. La, la grande eh, quadriga in bronzo venne realizzata proprio da Fontana, una delle due. L'altra è di un altro autore importante. Ma quella di Fontana supera come grandezza questa. Ed è un, uno scultore che troverà a Carrara importanti collaboratori, come ad esempio Garbato Azzardi. Mi piace ricordare Garbato Azzardi, perché sarà proprio Garbato Azzardi a tradurre in marmo questa idea del maestro di Carlo Fontana. E nel 1900 sarà lui ad aiutare il maestro a collocare quest'opera lì nel Pradetto. È sempre stata lì, spostata forse un pochino più in là più in qua. Però è sempre stato un simbolo di quella Carrara che vuole ricordare i propri eh, scultori, i propri protagonisti della vita culturale precedente. In questo caso ricordiamo uno scultore antico, l'allievo del Giambologna, Siamo nel pieno XVI secolo, uno scultore che ha lavorato prevalentemente il bronzo. L'arte plastica, eh, i, mori di, i quattro muori di Livorno e altre opere, ci ricordano proprio l'attenzione che Pietro Tacca dà all'arte bronzea. Infatti, vedete nelle mani che cosa tiene Pietro Tacca? Nelle mani tiene la creta. Sta lavorando la creta. Ha un panno, ha gli strumenti per lavorare la creta. Ecco allora che vuole essere ricordato anche come uno dei protagonisti dell'arte plastica. Ecco, eh, questa opera poi, si, quando uscirete, è eh, visibilissima, è qui eh, vicini, vicino, vicino, qui di fronte alla pasticceria. Andiamo avanti con eh, un'altra opera sempre del 1900, inizi del 1900, un monumento simbolista che si trova in piazza, mh, in piazza Gramsci, vicinissimo a Pellegrino Rossi, ricorda il Grande Verdi. Pensate, noi a Carrara abbiamo il Politeama Verdi. Verdi era ancora in vita quando viene aperto questo grande edificio teatro nella piazza dove precedentemente era ubicato il cimitero della città. Edificio realizzato da Leandro Caselli ancora, in pieno periodo. Ancora Sabaudo, ancora quel periodo del, del passaggio dall'Ottocento al Novecento, un passaggio da un'arte che si rende sempre più vicina a quei dettami e a quegli stili che derivano dal Piemonte. E lì, ancora in vita, Verdi viene ad essere dedicato un teatro dai Carrarini, comprato dai Carrarini, fatto, realizzato dai Carrarini con una sottoscrizione. Quindi è eh, questo monumento ricorda Verdi in piazza Gramsci con tutti i grandi protagonisti della vita culturale carrarese. Verdi è lì, anche lui. È un monumento del di Giuseppe Dell'Amico, detto Peppino, uno scultore carrarese dei primi anni del Novecento e eh, è datato anche 10 ottobre 1909. A Giuseppe Verdi, da una parte abbiamo la gioia e dall'altra il dolore, due simboli. Tutta la produzione di Verdi, gioia e dolore, e al centro il ritratto del maestro. Monumento sconosciuto ai nostri concittadini: si trova a fianco a Pellegrino Rossi. La civiltà che sconfigge la barbarie. È un monumento che venne realizzato a Carrara da un artista che eh, viene a Carrara, lavora nei laboratori Niccoli. Probabilmente quest'artista poi muore. Di febbre spagnola e il monumento viene ad essere incompiuto, viene abbandonato. Viene ad essere abbandonato e questo monumento eh, viene poi trasferito negli anni 60 del Novecento in piazza Gramsci, dove si trova tutt'oggi come simbolo della fine della prima guerra mondiale, della pace, della civiltà che schiaccia la guerra, la barbarie, l'odio. L'autore era Hallard, un francese. E, e poi abbiamo anche un altro protagonista che lavora al monumento, Arata, che era qui di Carrara, e, ed è un monumento realizzato, come dicevo prima, nei laboratori Nicoli. Ci spostiamo sempre in pieno, no, primi anni del Novecento, questa è un'opera del 1928, La Moretta. È un monumento e fontana, è un luogo di incontro, ma anche di, di aiuto alle tante donne, tanti alle tante persone che ancora oggi vanno lì a bere quell'acqua fresca e buona che abbiamo qui a Carrara. E questo monumento è un'opera complessa, realizzato in bardiglio nero di colonnata da Cesare Poli, che raffigura la Moretta come simbolo anche della colonizzazione italiana in Africa. Dietro alla, alla Moretta abbiamo vari rilievi che sono opera di Renato dell'Amico giovane allunno di Dazzi, protagonista di vari pensionati romani, poi anche scultore e pittore qui nella nostra città, i vari rilievi in marmo statuario raffigurano i lavori dei carraresi. Qui abbiamo il lavoro del, dello scalpellino, il lavoro del contadino e così via, la raffigurazione dei lavori. In epoca è fascista, sembra di essere dentro a un film di Carmine Gallone. Scipione, l'africano, vedete questa forza, la propaganda fascista. E lo vediamo, no Vale. Lo vediamo che qui c'è proprio la forza della propaganda in queste opere di Sergio Vatteroni, lo scultore e il cavatore, due opere del 1934 realizzate nel nuovo Palazzo delle Poste di Carrara, realizzato proprio in epoca fascista. E ci spostiamo poi vicino dalla forza e dalla potenza e dal, della propaganda fascista ad un'opera. Sempre degli stessi anni, pensate, del 1934, realizzata da Aldo Buttini. Chi è questa? Ditelo voi. La bagnante. la bagnante, bravo, bravo, proprio detto bene. Sì, è la bagnante. Per tutti noi Venere, perché a Carrara ha dato il toponimo poi, Venere, è la bagnante di Buttini. E la bagnante è un'opera che Buttini realizza per una mostra importante, esposizione del marmo, e poi successivamente venne trasferita in questo largo tra il palazzo delle porte poste e eh, l'antica ferrovia che passava di lì, c'era la marmifera, adesso c'è la via del cavatore, molti di voi l'hanno anche vista la marmifera lì. Ecco, questo monumento viene spostato lì, è una vasca monumento che ricorda Frine in realtà, eh, che riprende un'opera di un grande francese, Jerome, che vedete qui, Frine, è proprio il modello iconografico che viene ripreso da Buttini per questa straordinaria donna che poi molti a Carrara poi ci hanno fatto sopra le leggende, no? la moglie, l'amante, ci hanno detto di tutte, ci hanno costruito sopra tutte le nostre tradizioni. È un'opera graziosa, semplice, molti vedono l'ispirazione neoclassica in questo monumento e di fronte c'è l'opposto, la forza, il rigore di quel regime che produce il Palazzo delle Poste e che realizza i due giganti che abbiamo visto prima, però ricordiamolo anche, perché questi due giganti, vi dico anche una piccola, sono, eh, la, tra, meglio, il modello di questi due giganti era un giovane carrarese, Tassinari si chiamava, così come tanti modelli dei nostri scultori, eh, sono stati persone che io ho avuto anche la fortuna di conoscere, se molti di voi vanno a masse e vedono in piazza, famosa piazza dei Q, e tutti lo sappiamo, eh, Piazza della Liberazione, lì c'è questa grande fontana restaurata da poco dai giovani dell'artistico, è una fontana di Alterige Giorgi e quei putti sono due nostri concittadini, uno è ancora in vita, centenario Alessandro Lavaggi, l'altro è morta da pochi anni, Marta. Erano piccoli bambini che vengono presi e diventano modelli per l'autore, sono piccole chicche che tante volte ci aiutano ad amare ed apprezzare ancora di più i nostri monumenti. Ci spostiamo in Via Carriona, siamo in un luogo del dolore, un luogo drammatico, il ricordo del dolore, il ricordo del dolore che lo stesso Dickens ricorda nel suo viaggio in Italia. Tri scrive, qui io vedo dolore, qui io vedo sofferenza, vedo il passaggio del bue che porta questi marmi, il cavatore che suda, che soffre. È un luogo di dolore, è un luogo drammatico e eh, qui è legato anche ad un fatto terribile e la morte eh, nel periodo eh, precedente allo scoppio della seconda guerra mondiale per opera dei fascisti viene ad essere uccisa questa giovane donna con il figlio Giselda e Renato in realtà sarebbe Gisella c'è cioè un errore lì nella nell'Arabia Gisella Lazzari e Renato Lazzari vengono ad essere uccisi e questo monumento questa epig quest epigrafe soprattutto il rilievo vogliono ricordargli, è un'opera di Dante Isoppi, repubblicano, scultore della nostra città. Isoppi realizzerà anche un monumento, che è quello delle donne della Resistenza, questo, monumento che si trova di fronte alla Camera di Commercio, è un'opera del 1974, ed è un'opera che Isoppi pensa e, e, e progetta, ma viene poi scolpita, tradotta in marmo, da Roberto Bernacchi. Vedete che spesso dietro a un nome ce n'è sempre un altro, che è quello del collaboratore, di colui che traduce l'opera spesso in marmo dal gesso o dal bozzetto iniziale. Le donne della Resistenza, le tante donne che lasciavano Carrara per andare alla Cisa a piedi e andare a Parma per cambiare un po' di sale con un po' di farina e tornare con un pochino di mangiare. Le tante donne che Calamandrei ricorda come formiche umane le formiche umane e chiamava così pietro calamandrei queste donne della resistenza carrarese che qui a carrara sono ricordate soprattutto per il 7 luglio vedete da questa piazza piazza delle erbe partì la vittoriosa protesta delle donne carraresi che il 7 luglio 1944 osarono sfidare l'invasore andando là di fronte al comando della Gestapo lì di fronte al comando che era la villa, la zoni poi successivamente Michele Pellegrini, villa che si trovava adesso c'è la casa del fanciullo, i gesuiti ecco lì c'era questo comando e le donne lasciano piazza delle erbe, vanno a protestare noi non lasceremo Carrara, noi non ci sposteremo, occupiamo la città queste donne l'hanno salvata la nostra città. Altre città vicine sono state bombardate. Noi in qualche modo ci siamo difesi con le donne, le donne e bambini che arrivarono in quel luogo. E poi ah, c'era anche il ricordo, ovviamente, per un altro fatto della seconda guerra mondiale. Ormai siamo alla fine della guerra, però c'è questo bombardamento il, qui vicino, proprio qui dietro. C'è la via Gruppini che ricorda il bombardamento del gennaio del 1945, dove morirono tanti tanti bambini, 11 bambini, e un monumento che ricorda questo eh, tragico episodio della guerra. E poi la, di fronte, o meglio sulla rocca malaspiniana ricostruita poi negli anni venti, soprattutto grazie al primo direttore dell'Accademia di quel periodo che era Adolfo Angeli, viene ad essere un po' ricostruita tutta la rocca, riprogettata. Chi di voi era andato? Con Corrado Latanzi a vedere l'Accademia sicuramente avrà compreso che molti eh, elementi di quel palazzo sono stati poi rifatti, riprogettati e, e ripensati in quel periodo. Di Angeli, ecco in, sulla mh, base del, della rocca, abbiamo il ricordo del referendum istituzionale, il passaggio dalla monarchia alla repubblica con la lupa romana in alto e i voti espressi. Poi ci spostiamo in piazza Alberica un monumento dedicato a, Francesco, a Francisco Ferrer, un protagonista della pedagogia, dell'anarchia, ucciso no, per i suoi ideali anarchici, un personaggio importante. Un monumento sconosciuto ai carraresi, Gino Guadagni è l'autore di questo monumento, viene ad essere pensato e progettato in via Roma eh, fino al periodo del fascismo, questo monumento dal 1912 al eh, periodo del ventennio si trovava in via Roma, poi viene rimosso e nel 1946, grazie soprattutto agli anarchici carraresi, viene ricollocato in piazza alberica dove si trova tutt'oggi, lì vicino a Maria Beatrice. Ci spostiamo sempre eh, vicini, in piazza Gramsci, e un altro protagonista dell'anarchia, o meglio, monumento caro agli anarchici, un protagonista del sindacato, del sindacalismo dell'epoca, Alberto Meschi, sindacalista anarchico, un monumento del 1940, eh, 65, 1965, realizzato, dal Nelli, scultore carrarese, forse c'è il figlio, mi sembra averlo visto prima, e Nelli ha realizzato questo eh, monumento eh, dove noi vediamo quasi un ricordo di Pelizia Volpedo, no? questo quarto stato, dove vediamo i protagonisti della famiglia, del lavoro del sudore, delle cave cararesi, perché lì Alberto è ricordato come uno degli eroi, di colui che portò varie riforme. Ve ne leggo alcune perché ce ne sono tante da ricordare, ma alcune vorrei leggervi. Ad esempio, il la firma del contratto che prevedeva, grazie a lui viene realizzata, aumenti salariali del 18% l'aumento del tempo concesso per la pausa pranzo ad ogni cavatore, il pagamento del tempo impiegato dal cavatore per il percorso dal poggio caricatore alla cava, che questo è interessante, eh? di andarci in cava, oggi arriviamo su quelle jeep cioè al tempo cioè, si andava a piedi, quindi il tempo per arrivare in cava dal poggio caricatore, la riduzione dell'orario di lavoro da 7 ore e mezzo a 6 ore e 48 minuti. Ecco allora perché ricordiamo Meschi qui a Carrara. Tante, poi altre non ve le sto a leggere, queste sono le più importanti. Ecco poi abbiamo anche il ricordo sempre caro all'anarchia qui della nostra città, a Giordano Bruno, due monumenti, il primo si trova in piazza del Duomo, in epigrafe, l'altro è in piazza Gramsci, vicinissimo alla civiltà che sconfigge la barbarie, sulle scale di fronte al palazzo Lazzoni di Deusi. Quest'opera del busto in marmo è del 2014 eh, ed è stato ehm, realizzato da Vittorio Tabaracci, ultimo vincitore del pensionato romano. Vittorio che molti di voi... Ricorderanno che era sempre presente qui nelle nostre passeggiate e nelle nostre accademia e nella nostra accademia albericiana. Tabaracci realizza questo monumento presso le, il laboratorio di Michelangelo di Via Piave. E poi ci spostiamo in piazza eh, Farini, eh, piace chiamarla Piazza Matteotti, per i Carrarini però resta ancora questo vecchio nome, piazza Farini. Piazza Matteotti eh, vede due mh, opere alla base, che sono due monumenti, ma allo stesso tempo anche fontane, vengono ad essere progettati proprio per abbellire la piazza, per renderla più eh, piacevole, con tutto quel pavimento in marmo che ancora oggi c'è, purtroppo non è in ottime condizioni, in, in vari punti andrebbe un po' restaurato, però. Queste due opere fanno parte di questa grande eh, opera di restauro della piazza. Siamo nella seconda metà del XX secolo del Novecento, e qui abbiamo il Cavallino, un'opera che l'originale, come sapete, è in Accademia. Molti voi lo sanno: un'opera realizzata da Arturo Dazzi, autore che Anna Laghi ha studiato. Molti di voi si hanno poi voglia di approfondire Arturo Dazzi, ci sono dei libri di Anna Laghi interessanti, soprattutto il catalogo dell'ultima mostra, ed è proprio quest'opera che va a sostituire un'opera precedente che venne danneggiata e distrutta, quest'opera che noi vediamo venne inaugurata lì nella piazza nel 1951 alla presenza di Giovanni Papini, un'opera che è stata eh, richiesta anche dallo stesso autore Arturo Dazzi, dice i Carrarini la amano, è il mio cavallino. Voglio vederlo lì, voglio vederlo lì nella piazza dove c'è anche il. Eccolo qua, dove c'è anche. Ditelo voi, chi c'è vicino? No, questa. Dove è andato? È saltata? Ah no, eh, eh, c'era. Scusate, nel PowerPoint precedente era un'altra slide. Eh, c'è anche il cinghialino, il cinghialino di Primo Battaglia, traduzione in marmo dell'originale che si trova a Firenze, opera del nostro Pietro Tacca cinghialino o porcellino, eh, delle logge, eh, o museo bardini, però delle logge fiorentine. Quindi due animali che vanno a completare questa piacevole piazza tardo ottocentesca. Siamo nella metà del Novecento quando viene ad essere rifatta questa, questa pavimentazione, restaurato un bardiglio scuro. No, Vi dicevo, dicevo prima l'originale l'abbiamo in accademia, ma anche questo, pur essendo una copia, ha la dignità di essere un'opera un desiderata dallo stesso maestro, richiesta dallo stesso maestro, tanto che viene ad essere inaugurata alla presenza di Papini. Poi ci spostiamo in piazza del comune, piazza 2 Giugno, e lì abbiamo la colomba della pace, che in realtà si chiama Il Messaggero. È un'opera di Carlo Sergio Signori, realizzata nel 1965. Signori lavorava qui presso i laboratori Nicoli. Hanno stretto legame con Carrara. Vi invito domani ad andare in Duomo in compagnia grande. Vi è un'opera di Carlo Sergio Signori, straordinaria. È la pietà in marmo bianco statuario. Lui aveva una casa a Monteverde. Tantissime opere sono qui nella nostra città, al museo, ma anche, come vi dicevo, nel Duomo. Il Messaggero o Colomba della Pace, che è stata restaurata pochi anni fa grazie a due nostri concittadini, i coniugi geloni, per i loro 50 anni dalle nozze, hanno restaurato un'opera d'arte, un bel segno, un bel simbolo per tutti noi, no? un bel momento di ricordo anche della nostra cultura in un momento gioioso di questa famiglia. Poi ci spostiamo in piazza San Francesco, piazza eh, su San Francesco, 27 aprile, il monumento ai Caduti del Lavoro. È un monumento realizzato nel 1995 in marmo bianco statuario da Floriano Boldini, docente dell'Accademia di Belle Arti di cui fu direttore sino al 1987 e poi presidente dal 1991 al 94 e ricorda i tutti caduti feriti alle cave. Anche questo ce l'ho voluto mettere, è un monumento recente, si trova di fronte alla chiesa di San Cecardino ad Acquas, cioè al martirio, che si trova giù eh, nel, alla fine del viale 20 settembre, inizio di via Roma, lì di fronte c'è questo monumento in marmo realizzato nel 2014 da Luciano Monfroni in ricordo del tecchiaiolo. Questo lavoro terribile, difficile, pericolosissimo. Diciamo che queste due opere, insieme al buscaiol di Vateroni di Marina, ricordano i nostri cavatori, col Cristo delle Apuane di Colonnata di Sparapani. Vanno a ricordare questi nostri protagonisti della vita e del lavoro della nostra città. La consapevolezza che i luoghi siano custodi della parola non è naturale, bisogna piuttosto apprenderla evitando che le statue siano abbandonate. I muri restino inaccessibili, le memorie vadano sperse. Ed è quello che noi, con l'Accademia Albericiana, col Touring Club, con la scuola, ad esempio, con il nostro Istituto Barsanti, Turistico Enaudi, cerchiamo di fare ogni giorno: portare le persone a leggere, a meravigliarsi di fronte a queste opere. Cercheremo prossimamente di istituire una sorta di museo diffuso delle opere dei monumenti che vedete per completare un po' quel museo diffuso delle tante maestà che sono nel centro della città. Il museo diffuso delle maestà è del 2011, è un'idea che però è rimasta lì, ferma, ad un pannello, a qualche brochure, e che potrebbe essere ripresa e portata avanti. Noi abbiamo un patrimonio che sono tutte queste formelle sacre sulle facciate della città, patrimonio religioso, sacro, che si va ad unire a questo che sono i monumenti civili, i monumenti laici che abbiamo nel centro storico cittadino. Per essere consapevoli ancora una volta di una città che è simbolo del ricordo e della memoria, che è simbolo anche del diritto del nostro popolo carrarese. Grazie a tutti, sono qua per delle domande e per delle vostre osservazioni. Prima di lasciarvi però. Grazie, troppo buoni, ma questa sera sono un po'. Prima di lasciarvi, volevo parlare anche di questo monumento. Non è proprio un monumento, eh? forse è un reperto. Alcuni dicono di fine eh, periodo classico romano, altri dicono: ma no, forse del XVI secolo, forse esce dai laboratori carraresi di quel periodo, non lo sappiamo. Sicuramente è un mistero vedere in quest'opera un personaggio, Marco Curzio, che si getta nella voragine, Tito Livio, il giovane eroe che va con il proprio destino dentro al cratere che si era aperto sul Campidoglio e che doveva distruggere completamente Roma. Marco diventa il simbolo dell'eroe, l'eroe che salva il proprio popolo, il giovane eroe che salva il proprio popolo. Ecco perché, oggi ci rifletto, dico ecco perché Alberico ha messo quest'opera in quel punto preciso della città. In via Carriona, vicinissimo alla Chiesa delle Lacrime, alla Fontana della Sirena. Lì vi era la porta dell'azoto porta del cavallo. E lì i nostri cavatori ogni giorno lasciavano Carrara, i nostri eroi lasciavano la città e spesso non tornavano. E il ferrotro spesso tornava giù, e entrava in quella chiesa della Madonna delle Lacrime, del dolore. E quello è un luogo proprio del dolore. C'è tutto è lì, tutto concentrato. Addolorata Madonna delle Lacrime, eh? Ospedale di San Giacomo e Cristoforo, che poi si sposta alla levatella, lo sappiamo tutti. Ma intanto era lì dalla fine del Medioevo. Marco, il simbolo dell'eroe. La sirena, nascono leggende sul pianto della lacrime della sirena. È un luogo che concentra po tutta la nostra cultura e antropologia diremo del dolore, della sofferenza di quegli animali che passavano con questi grandi carri lungo la strada e che lasciavano le montagne per arrivare giù nella Venza, a Marina e prendere le, la strada del mare e lasciare le nostre appuane per diventare sculture, per diventare opere d'arte, per diventare monumenti. Prima di lasciarvi qui Vorrei ringraziare la nostra Valentina Lodi, che è una poetessa di Carrara, una ragazza straordinaria, un'amica da, da sempre, eh, vale. e eh, ha scritto una poesia per tutti voi proprio in ricordo di questa serata. Cerco di leggerla, anche se la mia voce è, se ci qui ci vorrebbe un attore, veramente. Senti, come, una, come un naufrago che ha perduto la rotta, cerco nel mare dell'inconscio di plasmare la mutevole materia del diritto, per far risorgere la sua essenza. La sua voce non si sente è lontana e maltrattata, malgrado ciò non si fa cancellare. In mezzo alle rovine la sua linfa respira, batte forte come un cuore bramoso di conquiste. È un grido che permette di non perire nella tempesta e perdersi nell'abisso del non essere grazie Valentino perfetto orario ci sono domande? sono qua? qualcuno vuol vedere di nuovo qualche monumento? qualche slide? curiosità? bene come? gli animosi? dimmi gli animosi? il teatro? Eh, beh, perché questo è focalizzato sui monumenti. Il teatro degli animosi sicuramente è un luogo del ricordo, un luogo della memoria, un luogo straordinario, speriamo di vederlo presto di nuovo eh, protagonista della vita culturale carrarese, però non è un monumento. Sicuramente gli animosi vanno ricordati come giovani uomini ecco, che hanno animato la vita culturale di Carrara, questo gruppo che ha espresso poi in un teatro, la propria dottrina, la propria natura, il proprio essere, animare questa città, renderla culturale, renderla città della musica, del teatro e soprattutto della lirica, e lo è stata della lirica, ma soprattutto al Politeama, eh? la lirica andava lì al Politeama, giù al eh, Tebaldi diceva, prima si va a Carrara, poi si gira il mondo, E, e infatti venivano qua, eh? facevano la prima qua, poi andavano. E abbiamo ancora uno straordinario gruppo qui a Carrara, gli amici della Lirica Mercuriali, che è attivissimo nella nostra città. Grazie. Però la prossima volta faremo i teatri. E quindi. Ora io, tanto vado giù, no? Non mettiamo le nostre mascherine, facciamo un salto in Piazza d'Armi. Piazza Gramsci, per vedere soprattutto Pellegrino Rossi e vederlo perché, come diceva Walter Benjamin, bisogna star lì nell'aurea, bisogna star lì proprio di fronte al monumento e sentirci protagonisti noi del monumento, viverlo il monumento, avere un po' quella cultura, che, quel, quella cultura che ci porta a meravigliarci della nostra città. Ci sono altre domande? Possiamo andare? Dimmi, Vale. Beh, Bresci non l'ho inserito qui, è un'opera di signori, non l'ho inserito perché si parlava del centro storico e si trova il monumento di Bresci e si trova giù al, in pratica dove c'è la rotonda di Turigliano, c'è cioè vicinissimo al cimitero c'è un parco, un piccolo giardinetto e lì a Tigo, al cimitero c'è il monumento realizzato da signori in ricordo di Bresci e quindi non l'ho messo perché proprio era sul centro storico. Ora vi anticipo questo: a breve uscirà un volume di tutti i monumenti da Carrara sino al mare. Seni del profano con Pietro di Pierro, foto di Ennio Biggi. Uscirà a breve, e lì ne avremo tutti questi monumenti da Carrara sino a Marina. Anche a Marina abbiamo monumenti importanti, a Avenza, a Fossola, a Nazzano. E quindi questi. Esulano un po' dalla nostra, perché escono dal circuito, dal percorso che è quello del centro cittadino. Eh, già monumenti che sono nelle vicinanze, non li ho inseriti, ad esempio, monumenti della Padula, così, non sono stati inseriti nelle slide proprio perché questo è solo il centro cittadino, altrimenti. Insomma, una conferenza di quattro ore è troppo, no? Quattro, cinque ore diventa eccessiva. Già un'ora è tirata via questa, perché poi ogni monumento, soprattutto i monumenti principali, Pellegrino Rossi, Maria Beatrice, il Gigante, potremmo parlarne per ore. E sono, sono, ho dato proprio delle informazioni da guida turistica quasi, però ci aiutano a comprendere in queste serate di convivere meglio il centro storico, a girare con degli occhi diversi, a meravigliarsi di fronte a questi monumenti. Dimmi Vale. Aspetta, il testo, Marina, come hai detto... Di... Aspetta, cioè... Sì, volendo possiamo ricollegarlo, sì, sì, possiamo ricollegarlo, Valentina, alla poetica. Sì, il tacca, il tasso, in qualche modo si ricollega alla lavorazione dell'arte plastica, mi vuoi dire quello? Sì, sì, sicuramente, quello però sarebbe un tema da tesi di laurea. Eh? Ci sarebbe da lavorarci parecchio sopra. Però sicuramente ci sono dei collegamenti. Il tacca lì Carlo Fontana lo vuole proprio ricordare in quel momento, mentre pensa a tirare fuori da quella creta un qualcosa per poi farlo diventare un'opera bronzia, un'arte plastica, no? quella che i nostri ragazzi al liceo fanno. Credo. È proprio quello ed è. Pensato in quello. Molti dicono che lì Tacca ha raffigurato lui stesso, forse è un autoritratto, o forse è il fratello di vicino che viene ritratto. Quello che vorrei ricordare è che in quell'opera è lo stesso Fontana, che lo ricorda, ha lavorato il suo Garbatin, che è questo scultore Garbatazzarri, nonno della nostra Elena. Eh, che noi vorremmo ricordare questa sera proprio perché Azzarri è stato uno dei collaboratori principali di Fontana, morto nel 1956 a Sarzana. Ancora c'è la casa in piazza Matteotti con la lapide che ricorda questo illustre Carrarese. Prego. Quindi possiamo andare a fare il. La passeggiata in silenzio, ci teniamo a distanza di un metro ciascuno. E arriviamo lì in piazza Darmi e poi ci salutiamo in piazza, ovviamente per chi lo desidera. Grazie.